Momenti d'artista, un programma di Giuliano Guerrieri. Salve, il nostro ospite, il professor Concetto Pozzati, è un personaggio nel mondo dell'arte. Sono molto orgoglioso stasera di avere Concetto Pozzati perché è una pietra miliare un po' dell'arte non solo italiana ma europea. È una delle star, se vogliamo usare un termine caro ai giovani, della pop art e indubbiamente ha un curriculum interessantissimo, è stato direttore di accademia, ha insegnato a Bologna, ha insegnato a Venezia e mi sembra che l'abbia passato la cattedra a Emilio Vedova. Ecco, mi parli un po' del suo percorso artistico? Ma il mio percorso artistico è nato in maniera molto curiosa e strana, perché io volevo fare architettura, però nel frattempo ero andato da Seppo, cioè lo zio, a Parigi nel 55, per perfezionarmi nello studio di pubblicità, perché lo zio aveva questa grande agenzia, poi ero un dei 3-4 nomi europei più importanti del cartellonismo. Te conobbi casualmente Licini, il collezionista andò a trovarlo, e allora mi aggregai e lui disse: questo ragazzo, e io dissi: sono Pozzati, ma sei parente di Mario? Dico: mio padre. E Severino? Severino. Dico: ah, Seppò. Ma sì, a Parigi è Seppò, per noi siamo stati compagni di scuola. Era ancora sindaco per pochi mesi ancora di Montevideo Corrado. E andò perché casa era con lo studio, apriva lo studio e andava in consiglio comunale. E si mise la fascia di colore e disse: perché non fai il pittore? E a me cominciò a venire un grande dubbio e mi iscrissi, tentai di iscrivermi all'accademia, dove c'era il maestro Virgilio Guidi, che mi disse: cosa viene a fare qua, che hai già avuto la famiglia, che ti ha già insegnato senza volerlo. Rimasi sconvolto e allora mi sono messo a dipingere per conto mio e basta. E questo indubbiamente anche con un notevole successo, perché ho visto che lei è stato anche una biennale a Tokyo, poi ha fatto 3 biennali a Venezia, cioè praticamente lei ha un curriculum veramente molto interessante. Ma io vorrei ricordarle che io vidi una sua mostra alla Galleria d'Arte Moderna e quello che mi colpì che c'erano molti giovani a visitare la sua mostra e guardare le sue opere e lei li tenne in conversazione, rispondeva alle loro domande, cioè fece proprio quello come dovrebbe fare ogni artista e soprattutto un insegnante anche moderno. È una sua caratteristica o approfittò di quell'occasione? Beh, no, io desidero sempre parlare degli altri e questo è stato il mio tipo di insegnamento, ma in quell'occasione sicuramente erano amici o erano addirittura i miei studenti, in quanto insegnavo ancora all'Accademia di Bologna dopo aver passato Urbino. Lei ha ricordato il direttore di Urbino, sì, sì, Venezia, Firenze, sì, e Bologna, e quindi mi fa sempre molto piacere incontrare altre generazioni, ovviamente, anche se ho conosciuto quelle precedenti, i grandi maestri, da Morandi a De Chirico a Carà, soprattutto a Virgilio Guidi, di cui ho voluto molto bene in particolare. E poi bisognerà pur fare dei ponti, oltre che ai compagni di strada, quelli sono stati tutti, da Schifano ad Adami in poi, ho avuto grandi rapporti con quelli che io ritenevo giovani, ovviamente, che adesso non lo sarebbero più. Ma è proprio era il mio modo di non essere professore, ma di essere insegnante, anche perché impari moltissimo da loro, sempre, e tutte le volte tu ti devi sdoppiare o triplicare, perché non fai lezione ex cattedra, fai un colloquio a tu per tu con tu. Senta, lei, saltiamo un po' da... Lei è anche stato un uomo politico, se vogliamo, perché è stato assessore a Bologna, 93-96 mi sembra, adesso non vorrei sbagliare, e con anche un certo successo, anche perché finalmente si diceva assessore alla cultura a Bologna ci abbiamo anche un personaggio della cultura, se vogliamo. Questo suo periodo è un periodo che lo ritiene un periodo molto simpatico, valido, impegnativo? Ma intanto direi che ero un amministratore,
quindi non ho fatto politica. Poi se per politica si intende appunto amministrare anche gli altri o farsi amministrare, sono pienamente d'accordo. Ma la cosa secondo me più importante è avere invece appunto detto che la cultura non la potevi gestire, ma solo far gestire. E questo era il fascino, eccetera, incredibile. E questo è stato leggermente faticoso in una Bologna in cui tutti ad un certo momento volevano il cappello sulle cose, mentre non essendo io partitico ad un certo momento ero eventualmente più libero in certe cose. Però io devo anche dire che sì, ho fatto anche questo amministratore pubblico eccetera ed è stata una grande esperienza, ma sono le mie attività parallele di cui credo che poi alla lunga tutto incida. Cioè io ho giocato a basket quasi da professionista eccetera, ho insegnato per più di 40 anni eccetera, quindi ho fatto l'amministratore, ho fatto il direttore alla Casa del Mantegna, sì, eccetera, sono stato in tutti i CDA dei musei italiani, quasi tutti, e beh, quelli erano la mia attività parallela, non è che io volessi essere presenzialista, anzi. Sì, io devo però anche aggiungere che ero un pittore che faceva l'assessore, ma è il contrario. Quindi, cioè, alla lunga se ti chiamano è perché hai avuto anche la fortuna di fare il pittore e lei ha ricordato dalle biennali che poi sono cinque, sì, non sono tre. Ma questo non vuol dire, anzi, poi io non desidero mai parlare di me. Questo era il senso, eccetera. Se io avevo una piccola storia con le biennali internazionali, soprattutto San Paolo del Brasile, Documenta di Kassel e tutte le altre, eccetera, era ad un certo momento la città che magari non ti riconosceva, scuso la Galleria dei Foscherari, eccetera, ma non ti riconosceva a questo tipo di pittura, sì. Perché Bologna era ancora l'ultima propaggine dell'informale che però si chiamava l'ultimo naturalismo arcangeliano, eccezionale, ma non faceva parte della nostra generazione perché non avevamo la cicatrice dell'ultima natura, non avevamo la cicatrice della guerra, eccetera, perché eravamo giovani durante la guerra, quindi non capivamo fino in fondo l'esistenzialità di un informale europeo. Beh, certo che l'ho visto a Parigi soprattutto, però dico che sei andato là perché l'informale era un fenomeno mondiale. Beh, certo. Però Parigi sì, ma non è stato mai una tendenza, ma è stato un grande movimento, un grande momento poetico, anche drammatico, cioè, no? Cioè da Sartre a Hiroshima, cioè, basta pensare a quello, quindi era un momento molto vivo, cioè sia la cultura che la politica che anche il modo di vivere erano molto, molto sentiti, specialmente da voi giovani, perché se non c'eravate voi giovani che dessero una spinta alle nuove forme artistiche, era difficile perché si veniva da una guerra, da una tragedia e c'era anche una difficoltà oggettiva per poter entrare nel mondo dell'arte. In futuro? Ma negli ultimi 25 anni o 30 sono andato sempre a tema, sì. Mentre in questa mostra, che ha 50 anni questa mostra, sì. Quindi eccetera, non mi ponevo questo problema, ma c'era il rapporto tra il privato e il pubblico, quella che lei ha definito la pop art. Io non l'ho voluta chiamarla così, d'accordo con la galleria che mi ospita, e l'abbiamo chiamato la scuola dello sguardo. Sì. E l'école du regard, come si direbbe in Francia, era proprio la nostra lettura, le letture ad un certo momento da Butor, Simon, Robre Grier, eccetera, e il grande cinema di carattere sperimentale, che non potevamo trovare fino in fondo nell'Italia, anche se in quel momento l'Italia aveva due sguardi nel campo delle arti figurative. Milano guardava Londra, Roma guardava New York, e questo bisogna dare atto ai romani che ad un certo momento avevano vinto questo tipo di rapporto tipicamente, no, nostalgico tra virgolette, ecco, per carità, perché poi la storia dell'arte ti incide e ti fa male le spalle, solo, non solo il cervello, quindi abbiamo avuto una storia talmente importante per secoli che c'è poco da fare, che se uno prende un pennello in mano si vergogna, cioè, no? Forse è vero questo. Io le voglio fare una domanda un po' particolare. L'altro giorno leggevo sul giornale una statistica
che le 5 mostre più visitate in Italia sono di artisti non italiani. C'è una ragione? Ma esistono disgraziatamente nel consumo dei codici, e questi codici è difficile da rovesciare, anche perché poi noi, tra virgolette quello che dico, siamo leggermente provinciali e quindi desideriamo sempre che qualcosa accada al di fuori della stessa città, cosa veramente assurda, purtroppo però probabile. E quindi vediamo che anche grandissimi galleristi o anche molte istituzioni pubbliche come i musei aspirano a fare spesso mostre anche di giovani, non solo di giovani, ma possibilmente in questo momento non italiani. E questo è un senso leggermente provinciale che abbiamo. Poi esistono i codici. È chiaro che se uno dice impressionismo, tutti sono in fila, no? Se poi l'impressionismo che fanno è scadente, non ha niente a che fare col vero impressionismo, è lo stesso, ma basta il termine, eccetera. Io vorrei vedere se uno in questo momento fa, non so, l'avanguardia dell'arte povera oppure fa Boys, e quando avrà 1000 persone sarà un successo incredibile a livello istituzionale. Va bene, professor, io la ringrazio molto. Ma sono io che ringrazio lei. Di questa sua disponibilità, e mi auguro di poter... Di incontrarla presto anch'io. Sì, perché mi piace. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri in collaborazione con Elvezio Bagatta, Vincenzo Cappelli, Ciao Radio, AIC Bologna e Art Journal. Pensa al futuro. Non rinunciare ad un sano sorriso. Studio odontoiatrico Dottor Roberto Vallone, in via Mengoli 31, Bologna. Telefono 051 34 72 69.